Più di 24 ore dallo stop alla pubblicazione dei sondaggi elettorali, anche la coalizione di centrodestra di Prato ha reso noto quello realizzato da SVG, che vede un testa a testa tra i due principali candidati, con Gianni Cenni del centrodestra in vantaggio rispetto a Ilaria Bugitti del centrosinistra, più staccati gli altri candidati. Un risultato molto diverso quindi sia da quello ottenuto dal sondaggio WinPoll commissionato dal PD, che vedeva invece netto vantaggio Ilaria Bugitti, sia da quello di MG per Toscana TV, che come abbiamo visto vede anche in questo caso Bugitti in testa. Era la sensazione, era quello che percepivamo, era quello che anche da altri dati avevamo già percepito, anche perché poi sappiamo benissimo che tante persone decidono all'ultimo momento, addirittura decidono se andare o non andare a votare. Quindi quello è un dato di cui bisogna tenere conto, e giustamente credo che al di là di questa, di questo sondaggio, che non voglio dire a noi favorevole, ma sì, per un punto è a noi favorevole, ma che in buona sostanza rappresenta una situazione di equilibrio, credo sia anche importante appunto che dà un senso di dignità anche agli altri candidati, e mi sembra questo una forma di rispetto assoluta che secondo me è un valore.